nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto dir tal'era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tanto è amara che poco più è morte, ma per parlar del ben che vi trovai dirò delle altre cose ch'io vo scorte. I non so ben ridir come v'entrai, tant'era pien di sonno in su quel punto che la verace via abbandonai. Eccomi quasi al piè d'un colle giunto, laddove terminava quella valle. Per noi, no? L'uomo è diventato un automa, sta lì, da più può fare questi lavori così, ma non ha tempo per cantare, lì ognuno ha il suo staio davanti, io dico staio, quel trabiccolo che sta, no? Mi si dà l'immagine che voglio, poi uno cambia. E quindi è finita quella necessità, perché noi mettiamo che non c'è né corrente, né televisione, né radio, solamente fra noi, poi la possibilità di andare a venire o quelli a quell'altro, in occasione per la festa, potrei arrivare anche, quindi è tutto fra noi. Per passare le serate lunghe d'inverno, specialmente, o le giornate d'estate, le serate fresche all'aperto, qualcosa è fondamentale. Anche i giovani non erano mica dei castrati, il sobrio ce l'avevano. E allora sa cantare qui, oppure cantare le storie di guerra o d'amore, stornelli, era quello lo scopo, ma oggi. Pure per ripigliare il discorso tuo, lei che ci si intende sempre, quando sapevano che fare, si mettevano a leggere. Il mio babbo, che era a lavorare in Sardegna, vicino a Cagliari, aveva l'Orlando Furioso, che io poi ho studiato quello che l'aveva lui. E se ha perso qualche pagina, ha perso giù una capanna E lo nel leggeva quando gli inglesi venivano a bombardare il porto di Cagliari, buttavano dei bengala. Alla luce dei bengala, dentro la capanna, leggeva l'Orlando Furioso, per E ci vuole una bella vista, perché se la grafia di dire. quello dito lì è come quella che c'era io. Insieme il suo zio, che si chiamava Mariano, e un altro, tutti e due analfabeti. Il babbo aveva fatto la terza, insomma, sapeva leggere. E volevano che ne leggesse forte, perché poi lo zio aveva una memoria, una volta sentito leggere, lui lo raccontava tutto parola per parola, senza sgarrare. E sapeva raccontare delle novelle, a quel tempo c'erano i novellatori, no? Che non finivano mai, che l'aveva imparato così, per averle sentite leggere, insomma, no? E non c'era altro da fare, mi piaceva leggere quel libro, sentirlo leggere. E mio babbo ne leggeva, poi gli sarà venuto anche a noia, forse, lo so, a lui. Un po' di tempo fa, è passato un po' di tempo, si parlava del fatto che i poeti improvvisatori concatenavano le ottave, no? Per cui nel contrasto tra ottave, la seconda ottava doveva riprendere la rima precedente, doveva essere concatenata. Assolutamente. Te mi hai detto una cosa prima, mentre parlavi, facevi Sì, questo sì, sì. esempio, hai detto, la Divina Commedia è tutta concatenata. Si può fare un esempio? Lo speciale anche della Divina Commedia c'è quello. Dipende, avevo qualche Perché mirino. sono tre Tre. versi. Sono 33 canti più uno. 33, 33, 33 le canti che fa 99, tutto formato di tre. L'ultima di ogni canto è una quartina. 3, 3 amoro. La divina, no? La divinità. Padre, Figliolo, Spirito Santo, Dio. Dante si riferisce, La gli studiosi Trinità. portano queste cose. Si riferisce anche lì. Silenziosamente, senza immaginare, ma con questo pensiero, con questo 333,
alla Trinità se riferisce e riporta tutto in questo più Dio, più uno Dio. Allora tu vuoi un esempio del A Montefeltro, Montefeltro, con così si Conte parla da anche del Montefeltro. Montefeltro. Montefeltro lo trova Nel purgatorio, sì. al purgatorio e lo vede andare pensieroso così e gli domanda chi è, no? Dante, immaginariamente, si capisce. Se no, se ci fosse il tal, se bruciava, se un altro bruciacchiato dall'inferno. Dice, io fui di Montefeltro. Il Montefeltro è qua Sì, tra le da Marche, no? Tra le Marche, la Toscana e l'Umbria. Io son Bonconte, Giovanna od altri, non handi me cura, perch'io vo fra costor con bassa fronte. Giovanna era la moglie di Bonconte, che era un soldato, un guerriero richiesto, pagato, insomma, così, dalle varie fazioni. Cioè. Ed io a lui, qual sorte ripiglia, non handi me cura? Ed io a riprende lui, qual sorte, o qual fa ventura avventura. ti traviosi fuor di Campaldino, dove ci fu la famosa battaglia fra Arezzo e Firenze, qui in Casentino, che non si seppe mai tua sepoltura? Risposegli, a piede il Casentino traversa un'acqua ch'ha nome l'Archiano, che sovra l'Ermo nasce in Appennino, sovra l'Ermo di Camaldoli, no? E fu un Archiano che va bevendo. Là, vocabol suo diventa vano, si butta in arno, arriva io forato nella gola fuggendo a piedi e sanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola, nel nome di Maria finii e quivi caddi e rimase la mia carne sola. Io dirò il vero, tu ridi tra vivi. L'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava: o tu dal ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lacrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro, altro governo. Ben sai, ora descrive la pioggia, ben sai come nell'air si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale là, del freddo il coglie. Giunse quel marvoler che pur marchiede, con l'ontelletto e mosse il fumo e il vento, per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il dì fu spento, dal prato magno al gran giogo coperse di nebbia e il ciel di sopra fece intento, sì che il pregno aere in acqua si converse, la pioggia cadde e dai fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse. E come ai rivi grandi si convenne ver lo fiume reale, l'Arno, tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato sulla foce trovò l'Archian rubesto e quel sospinse nell'Arno e sciolse al mio petto la croce. Che fe di me? Quando il dolor mi vinse, voltommi per le ripe, per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse, che fu ritrovato né vivo né morto. Allora c'è il terzo spirito, il secondo spirito, la Pia di Tromei, la Pia la sentimentale, questa uccisa o morta, prigioniera in Maremma. O tu, quando sarai tornato al mondo, E riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo. Ricordati di me che son la Pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma. Salsi colui, lo sa colui, che in anellata pria, disposata m'avea con la sua gemma. Ecco, questa è la fine di questo canto.
Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso di eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore per lo cui caldo, nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso in tra i mortali sei di speranza fontana vivace. Donna sei tanto grande e tanto vali che qual vol grazia e a te non ricorre sua disianza vol volar senz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te magnificenza, in te pietate, no, in questa è te, no, in te lasciamo andare, tanto le in te prima. Magnificenza, in te saduna quantunque in creatura è di bontate. Sì, lei anche questa la quattro versi. Sì, ho capito, ma questa il prete la, per anni e anni l'ha fatta recitare in chiesa ai presenti. No, il vostro prete? Il nostro prete, l'è partita così. Perché la commedia qua la commedia. È ancora oggi molto conosciuta. Qui. A proposito, lo sai che l'altro giorno quel pezzo che mi recitasti, che pensavi che fosse dell'Ariosto, aveva ragione lui, era del Tassoni. È del Tassoni. L'ho controllato, l'ho trovato. Io la secchia rapita non ce l'ho. Però quel pezzo lì... No, quel pezzo lì a me non mi ha messo un l'ha capo. Sentita da me quella, te lo dico io. Pensando che fosse quello l'Ariosto. Stava lì, te l'ho detta io. Quello stava lì è in quel libro che io ti ho passato. E ridiciamo poi, se no. Poi la preosto l'ha preso dalla secchia rapita io non c'entro, ma è lì. Voi siete mai stati insieme l'oste di Castelfranco aveva un pollaio. L'oste di Castelfranco aveva un pollaio che teneva l'ora no, fresca. Con uova fresche come l'arena. Non menterre. Te tu la puoi aver letta e sentire questo. Per me è questa qui, ma io posso sbagliare, sono mica Dio, L'oste di Castelfranco, nella mia mente si è fissato quello, ma non dico che è insindacabile quel che dica io, si può sindacare in qualunque momento. L'oste di Castelfranco aveva un pollaio e tenea l'ova fresca come rena. Poi ti fu una domanda, ne bevvero gli amanti un centinaio, mica uno, che smidollata si sentì alla schiena, ma la diva ne beve solo un paio. Che di ben altro aveva la pancia piena, per non destar di sé nessun sospetto, le forme prese aveva di giovinetto. Te, ora quando c'era, se era lì, tu l'hai, le parole sono un po' diverse, no? Il contenuto... No, è la stessa cosa. No, ripeta come l'ha detto. Yeah. No, le parole... No, forza, l'oste di Castelfranco... L'oste di Castelfranco aveva un pollaio... E ci siamo. Con uova fresche come rena. Che ecco, manca le sillabe qui, con no, uova fresche come rena. Con uova fresche come la rena. Sei capace di fare 11 sillabe con le parole che ti ha detto? Forza. Con uova fresche come la rena. Ecco 11 sillabe. Se ci metti la rena a cestona, se non ce la metti manca la sillaba. Se no cosa c'era? L'oste di Castelfranco aveva un pollaio e tenea l'uova fresche come rena. No. Ne bevvero gli amanti. No, ma te tu puoi avere tutte le ma chi erano questi amanti? Era Bacco, Marte e Venere. Ecco, non ci siamo, qui siamo nel mito. Venere era la diva e gli amanti erano Bacco e Marte. Qui se era Ricciardetto o se era un Pinco Pallino, era un giovane cavaliere dei cavalieri erranti dell'Orlando Furioso, per dindirindina. Ed è lì. Ripassa tutto quel libro, l'è scritto fine, ripassa tutto il suo. Io senti. Dopo no, tu vuoi scommettere perché? Non scommettere. No, io sono disposto a scommettere. No, io manco una lira, perché guarda, anche fra poeti, ma. Te dico qua, che non è così. Oh, qua, te te l'ha trovato. Io devo essere sincero, Marco, ho trovato. Nella secchia rapita. L'ho trovato in internet. Ho cercato questi versi e è saltato fuori
il secondo canto della Secchia Rapita con questi versi che descrive questa situazione e, che vanno. E chi lo para? Scusa. Chi lo para? Lodovico Ariosto deprendere un'ottava da un altro per... non la poteva prendere perché Tassoni l'è nato dopo l'Ariosto, allora le Tassoni che l'ha preso l'Ariosto è per dire voi non siete mai stati insieme a... te ne scommette niente con me, non siete, tu sei capace, io perdo anche un mese. Perché quel libro, se piglia quel libro che io ti ho dato perché ti appartiene, fa parte del tuo debutto. Ma io ce l'ho. Ascolta, però. E se legge rigo per rigo fino all'ultimo, se non si trova quello lì, io scommetto anche 100.000 euro. D'accordo, affare fatto. Testimoni qua, dammi la mano, tocca. Non te do niente, io voglio il libro. E ti porto il libro e se legge insieme. Che sia nella legge, nella Secchia Rapita. No, ma io voglio leggere l'Ariosto. Lì. No, se legge l'Ariosto. Se quella della Secchia Rapita l'ha presa l'Ariosto, mi sta bene. Quell'altro è venuto dopo. L'ha presa l'Ariosto. Se ne venuto dopo l'Ariosto, io non so, ma siccome che io è impossibile che possa aver preso da un altro libro, perché io in casa mia dei libri classici, la Divina Commedia e Ludovico Ariosto. E sto, non c'ho altro, né Odissee, né Cristi, niente. Nemmeno il tasso non ce l'ha proprio. Eh? Il tasso niente. Da Gerusalemme liberato. I tassi, quelli che mangiano le tasse, insomma, i tassi si possono anche addomesticare, ma le tasse. Le femmine del tasso sono balordi.